Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the Road e sigla! Una piccola novità: con i pochi mezzi che per il momento ho a disposizione per il montaggio video, sto cercando un software di montaggio un pochino più intelligente, ma per ora questo abbiamo. Comunque, allora, ragazzuoli, oggi è una splendida giornata invernale, fredda, pungente, nuvolosa. Non so veramente se devo augurare a tutti quanti un buon Natale o una buona Pasqua. Il tempo sembra più dicembrino che da aprile. Comunque, buona Pasqua a tutti quelli che la festeggiano. Io, come ben sapete, non la festeggio, ma considero comunque una cosa essere ben augurante, penso che faccia bene un pochettino a tutti. Quindi buona Pasqua a tutti, anche se oggi in realtà è sabato e voi starete vedendo questo video domenica. E oggi cominciamo con l'argomento con il canale YouTube del giorno, prima di passare all'argomento del giorno. Il canale YouTube di oggi si lega in parte al canale della volta scorsa, che era WatchMojo, perché, di nuovo, vi parlo di un canale di, per così dire, top 10. In realtà non si tratta solo di top 10, questo canale si chiama All Time Tens, ovviamente nel doobly-doo troverete tutto quanto. All Time Tens è un canale che parla delle 10 di ogni tempo, quindi non solo la top 10 di qualche specifico argomento, ma anche 10 curiosità su uno specifico argomento. Per esempio, nel doobly-doo vi metterò qualche, oltre al link al loro canale, vi metterò il link a qualcuno dei filmati che adesso vi segnalo, dove ci sono delle curiosità molto interessanti. Per esempio, sapevate che nel 2001 la catena Pizza Hut ha mandato una pizza piccolina sulla stazione spaziale orbitante? Per fare questa operazione ha pagato circa $1 milione all'Agenzia Spaziale Russa. Oppure IKEA Australia, nel passato, in occasione di San Valentino, ma non specificatamente di San Valentino, che cosa ha fatto? Ha messo a disposizione dei genitori di bambini nati il 14 novembre un buono per ricevere gratuitamente, per acquistare, tra virgolette, acquistare gratuitamente una culla. E per i bambini nati il 14 novembre. Dice, perché il 14 novembre? Perché sono 9 mesi dopo il 14 febbraio. O ancora, avrete sicuramente sentito parlare delle leggi più assurde. Per esempio, sapevate che in Wyoming, senza uno specifico permesso scritto, è proibito dalla legge fotografare conigli fra gennaio e aprile? O ancora, così, voglio un pochettino ingolosirvi. Avevate un'idea del fatto che le élite cinesi utilizzavano la carta igienica nel VI secolo, cioè circa 1300 anni prima di tutto il mondo occidentale? E infine una curiosità su un video che vi metto nel doobly-doo un tantino separato, perché secondo me è una cosa, è un argomento molto importante. Parliamo di Nelson Mandela, e c'è un video sulle 10 curiosità non molto conosciute su Nelson Mandela. Questa curiosità mi ha colpito tantissimo, e guardando il video che c'è nel doobly-doo vedrete anche molte altre curiosità, alcune toccanti, alcune veramente inquietanti come questa. Mandela, durante la reclusione, era autorizzato a incontrare solo una persona ogni anno per un massimo di 30 minuti, e a inviare e ricevere al massimo una sola lettera ogni 6 mesi. Se pensate a come questo sia, in fondo, non voglio dire l'anno, ma il periodo della comunicazione, cioè io sto comunicando con voi grazie a un vlog, io lo pubblico, è virtualmente disponibile in tutto il mondo, pensate un po' cosa significa poter comunicare con qualcuno con queste grosse limitazioni, praticamente una volta l'anno, due volte l'anno, in tutto. E comunque, questo è il canale di All Time Ten, vi trovate tutto nel doobly-doo, e adesso stacchiamo velocemente
E passiamo all'argomento del giorno, perché l'argomento del giorno riguarda le elezioni europee, ma in una maniera un po' particolare, perché fra un po', credo, non ho capito bene la data, ho guardato su internet, si parla tra il 22 e il 25 di maggio di quest'anno, quindi obiettivamente fra un mese ci saranno le elezioni europee. Ora, non ho intenzione di fare discorsi sulle elezioni europee che riguardino questo, quello o quell'altro schieramento. Sulla politica ci sono canali, ci sono articoli, c'è tutto strapieno. Non è di questo che voglio parlare. Io voglio parlarvi di un'altra cosa che riguarda soprattutto la mia città. E dite, cosa c'entrano le elezioni europee con la tua città? Facile. Come dicevo, ci saranno le elezioni europee, quindi che cosa significa? Che adesso ci saranno comizi! Improbabili promesse elettorali, magari più orsacchiotti di peluche per tutti, tanto io ne ho già una quantità industriale. Ci saranno dibattiti! E palloncini! E soprattutto ci saranno manifesti per tutta la città! In tutti i posti possibili e immaginabili, non solo nei posti consentiti per mettere manifesti elettorali. Già adesso non ve li posso far mostrare, potrei mettere un'immagine alla telecamera frontale, ma non me li voglio mostrare perché non voglio, ripeto, fare pubblicità a questo o a quel partito, ma pressoché a ogni fermata di autobus, a ogni cartellone pubblicitario, a ogni cartellone dove di solito c'è la pubblicità, non lo so, delle camicie, delle scarpe, del negozio di idrotermosanitari, mo ci stanno faccioni di ste persone che sono candidati alle elezioni europee. E ovviamente, adesso non so bene come funziona la normativa sulla campagna elettorale, ma fra un po' saranno aperti gli spazi elettorali, quindi intanto già ci sono dei manifesti prima dell'apertura della campagna elettorale. Poi quando comincia la campagna elettorale, materialmente che cosa succede? Succede che poi, comunque, spesso e volentieri ci stanno un sacco di manifesti sparsi per tutta la città, come in tutte le campagne elettorali, non è che succede particolarmente per le europee, piuttosto che per le elezioni locali, succede sempre. C'è tutta la città tappezzata di manifesti, tutta la città tappezzata di volantini, tutta la città tappezzata di faccioni di sti simpatici politici, caro amico, caro amico, caro amico, dappertutto. Ogni tanto poi interviene il comune, intervengono i vigili, si vedono alcuni di questi manifesti coperti di bianco, attenzione, il seguente sottostante manifesto è stato coperto perché è in violazione della normativa, eccetera. E poi, come ci hanno fatto vedere le Iene, e purtroppo, come so che succede spesso, vengono emesse delle multe perché sono stati posti nei manifesti fuori dagli spazi, e qualcuno le paga, per carità di Dio, non voglio dire che non le paghi nessuno, ma il problema è che qualcuno le paga, non le pagano tutti. Non è che c'è una bella legge che ti dice «tu sei un candidato a una qualsiasi cosa, se vieni eletto, tu non puoi pigliare la carica finché non hai pagato tutte le multe per i manifesti elettorali messi fuori dagli spazi, tutte!» No, figuriamoci. Allora, sono fermo al semaforo, c'è qualcuno che mi guarda un po' storto, sì sì, sto girando sempre un video YouTube, non vi preoccupate. Adesso io sto arrivando in Ortigia, quindi in realtà sto per concludere il filmato proprio in questo momento. Quello che chiedo a tutti voi è questo. Voi che cosa pensate? Voi non che cosa pensate delle elezioni europee, per carità, insomma, ci vuole il Parlamento europeo, e non vi voglio chiedere quali sono le vostre preferenze, perché non mi interessa, come vi dicevo, il discorso non è politico. Quello che sono curioso di sapere è che cosa succede, anche le vostre città vengono tappezzate di manifesti, anche nelle vostre città molti manifesti vengono chiusi, vengono sigillati, vengono coperti dal comune, e poi i candidati, alcuni pagano le multe, alcuni no, oppure la vostra città viene tenuta pulita, i manifesti vengono messi solo nei posti corretti, non sono emesse multe. Non lo so, fatemi sapere, mettetemi un commento, ma soprattutto fatemi sapere se questo vlog vi è piaciuto, fate pollice in alto, condividete con gli amici, fatemi un po' sapere, mettete un commento, ditemi un po' se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, andate a visitare il canale di Old Time 10. Aiuto, ci sono i blocchetti, non so se si sente, aspettate, ecco, sono finiti i blocchetti. Fatemi sapere un pochettino se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto Old Time 10, iscrivetevi. Insomma, ragazzi, io sono arrivato in Ortigia, quindi adesso vado a cercare un bel parcheggio, e vi saluto, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti!